Sapevo di trovarla qui. Salve, Doc. Come si sente oggi, Henry? Non male, molto meglio di ieri. Visto che è in piedi e cammina, direi di iniziare la riabilitazione domani. Che gliene pare? Che le potrei anche cedere il mio dessert. E mi creda, era la cosa migliore della cena quest'oggi. Apprezzo molto l'offerta, ma non voglio rovinarmi la cena. A casa mi aspetta mio figlio. Allora, ci vediamo domani. Certamente. Che c'è, Jim? Dottoressa Gilson, c'è un'appendicectomia. Maschio, 22 anni. So che è qui da stamattina, mi dispiace, ma il chirurgo è bloccato nel traffico, perciò... Vorrei andare a casa per cenare con mio figlio. Devo prima fare una telefonata. Grazie, dirò al paziente che sta arrivando il nostro chirurgo migliore. Scusa per il ritardo, Ruth. Non è un problema. Com'è stato, Andy? Ah, decisamente molto tranquillo. Ci vediamo domani. Ah, c'è un piatto per te nel forno. Devi solo riscaldarlo. Come facevi a sapere che non ho mangiato? Lavoro per te da così tanto tempo. Grazie infinite. Per tutto. Cerca di dormire. Grazie. Ci provo. Ciao. Ciao. Ciao, mamma. È tutto a posto? Perché chiami così tardi? Accidenti, non ricordo mai se siamo 8 ore avanti o indietro. Il Cameron è 8 ore avanti. Come sta, papà? Sta benissimo. Ma tu, invece? Hai l'aria stanca. Giornata intensa. Ho fatto 7 interventi, una riunione, le visite, così... Sono arrivata che Andy era già a letto di nuovo. Questo non va bene, né per te né per Andy. Andy sta bene. Dovresti prenderti una bella pausa e rilassarti. Andy non ha le vacanze tra un po'? Sì, ce le ha, ma... è che... finisce sempre che non ho tempo, fra i pazienti e... Non sarai l'unico chirurgo di Seattle. Fatti sostituire da qualcuno. Lo so, tu pensi alla fattoria. Non so neanche se Andy piacerebbe. Non lo so, mamma, forse è solo un'idea folle. No, la follia sarebbe lasciare che la tua vita andasse via in fumo così e... Fai del fumo anche in casa. No. Stai andando a fuoco? La mia cena è bruciata. Senti, mamma, poi ti richiamo. Un bacione. Su, sbrigati o faremo tardi. Oh, tranquillo. Quando c'è stato? Ieri. Tesoro, tu c'eri? Certo, c'era tutta la classe. E allora perché non me l'hai detto? Lavoravi. Ma avrei sicuramente trovato il tempo. Ti sei persa le apette canterine, allora. Ho pensato che non potevi neanche stavolta. È vero che le ho perse, ma sai quanto mi sia dispiaciuto? Avevo un intervento urgente. Non è un problema. Dottoressa Gilson, salve. Salve. Sheila Maiman. Mi ha rimosso i calcoli renali il mese scorso. Sì, mi ricordo. Ma cosa ci fa qui? Non avrà dei dolori, spero. No, vengo a trovare un'amica. Oh, mi auguro che la sua amica guarisca presto e se posso fare qualcosa me lo dica. Ti ricordi di Sheila Maiman? Sì. Bella donna, calcoli renali il mese scorso, perché? L'ho appena incontrata e non avevo idea di chi fosse. Il mio lavoro è occuparmi dei pazienti e gestire il tuo tempo. Già, ma non credi sia il caso di avere più tempo affinché io li conosca meglio? Tu sei un chirurgo generale, non un medico generico. Tu non ce l'hai quel tempo.
Il dottor Weber si chiedeva se puoi coprirlo questo weekend ed essere di guardia. Qualcuno si ricorda che ho una vita fuori da questo ospedale? Se non c'è nessun altro. Potresti liberarmi per la settimana delle vacanze di Andy? Non sarà facile, ma ogni tanto riesco a fargli miracoli. Grazie. Seguirò il consiglio di mia madre e passerò un po' di tempo con mio figlio. Non scordarti della promozione. Stanno ancora vagliando i candidati. È una piccola meritata vacanza, non dovrebbe influire sulla decisione. Allora, altro da mettere in valigia? Non ti serve il costume da bagno dove andremo? Io volevo andare in Florida o alle Hawaii, come tutti i miei amici, e non in una fattoria, mamma. Non è una fattoria qualsiasi, è la nostra fattoria. Sicura di non preferire le Hawaii? Bel tentativo, ma non è il caso di allontanarsi troppo dall'ospedale. La fattoria è a 2 ore di macchina. Ti divertirai, lo giuro. Forse sarà il momento del raccolto. Sono tanto contento di stare un po' con te, mamma. Anch'io, tesoro. Anch'io. Quanto amo questo posto. Ci sono un sacco di alberi. Vuoi dirlo forte? Sai che alberi sono? Pini. Esatto. Tu sì che sei in gamba. Per questo il paese si chiama Pineview. Ecco, stai già cominciando ad apprezzarlo. Sto seguendo il segnale. Mi sembra almeno un secolo che siamo su questa strada. Che cosa sta facendo? Oh oh. Tu resta qui in macchina, ok? Ci penso io. È una strada a senso unico. Deve dare la precedenza a chi sta arrivando. Lo so. Allora perché non mi ha dato la precedenza? Perché c'ero prima io. Non si tratta di chi arriva prima. Lei ha un segnale, io no. Deve fare marcia indietro e accostare. Ah, sì? Lo faccia lei. Mi lasci indovinare, lei non è di queste parti, vero? No, ma che differenza fa questo? E poi ho un bambino in macchina e non voglio correre il rischio di forare una gomma o di finire in un fossato. Improbabile. Beh, mi faccia vedere come si fa. Così lo so la prossima volta. D'accordo. Ho bucato una gomma. Mi dispiace, posso almeno darle un passaggio? Lasci stare, solo dia retta la prossima volta. Sì, assolutamente, certo. E mi creda, mi dispiace davvero. Allora, che te ne pare? È grande! Andiamo a prendere la chiave. Tua nonna ha detto che l'ha nascosta nel solito posto. Io ci sono mai stato qui. Come tuo padre quando eri molto piccolo. Il tuo bisnonno, ovvero mio nonno, era ancora vivo e abbiamo festeggiato qui il ringraziamento. Non me lo ricordo. Certo, perché avevi solo 1 anno e mezzo. Ma dentro ci sono tante foto, o almeno prima c'erano.
Lo vedi questo? L'ho rotto quando avevo la tua età. Io stavo correndo fuori, mi hanno detto di fare attenzione, non l'ho fatto e il poveretto ha perso il naso. Ti hanno messa in punizione? Quella sera niente dolce per me. E la torta di pere della tua bisnonna era la più buona del mondo, dell'universo. Dove aveva detto tua nonna? Coraggio, entriamo. Eccoci qua. Le camere da letto sono di sopra, la tua è la prima a destra, una volta era la mia. Non è una stanza da femmine, vero? Sta tranquillo, l'arredamento è stato cambiato. Vedi quegli alberi laggiù? Li ho piantati con il tuo bisnonno. Ehi, che cosa stai guardando? Mi stavo solo chiedendo che cosa sta facendo quell'uomo. Credo ci stia rubando le pere. Senti, tu va laggiù, chiama lo sceriffo e digli che c'è un ladro nel frutteto Gilson. Digli di venire subito. Senta, io non so chi lei sia, ma questa è proprietà privata. Non può prendere la frutta degli altri. Posso, se lavoro qui. Lei? Già, io. E lei è la pirata della strada? Senta, mi dispiace tantissimo per la gomma. Spero che non sia stato un problema cambiarla. Ma un'oretta di lavoro, tutto qui. Sarei felice di ripagarle la gomma. Non è necessario, se da ora darà la precedenza. Sì, senz'altro, stia tranquillo, signor... Will Nash, sono io a dirigere la fattoria. Oh. Lei è la figlia di Ellie e Grace. Non mi hanno detto che sarebbe venuta. Mia madre avrebbe dovuto avvisarla, ma tende a dimenticarsi le cose, quindi non sono sorpresa. Senta, mio figlio e io staremo qui solo una settimana, perciò non deve preoccuparsi, non le daremo fastidio. Non lo dica neanche. Sei tu il giovanotto che ha chiamato per un furto di pere? Mi dispiace. Ciao, Will. Ha chiamato lo sceriffo. Scusi, sceriffo, è stato un enorme equivoco. Will sarà molte cose, ma non è un ladro. Allora, visto che non c'è da eseguire un arresto, io tornerei in città. Certo, grazie. Scusi. Andy, lui è Will, dirige la fattoria e noi non lo intralceremo mentre siamo qui, è chiaro? Oh, Andy, tieni. Grazie, Will, mi stava venendo fame. Scusi ancora? Il tuo pensionamento mi ha colta di sorpresa. Non credevo che avresti lasciato la fattoria. Già, neanch'io. Sono state le ossa a convincermi. È passata una vita dall'ultima volta che ti ho vista. E Andy, tu eri in fasce, piccolo mio. Conosceva il mio bisnonno? Certo. Ho conosciuto 4 generazioni di Gilson. Ho diretto la loro fattoria per più di 40 anni. Wow! Sono stato assunto dai tuoi bisnonni. E quando tuo nonno la ereditò, me la affidò perché lui e tua nonna vivevano a Seattle. Tua madre è stata la terza generazione e tu sei la quarta. Questo sì che è forte. Posso dare un'occhiata? Certo, ci sono tante cose da vedere. Posso, mamma? Non volevo parlarne di fronte a Andy, ma volevo dirti quanto mi è dispiaciuto per Philip. Era un bravo uomo. E un grande padre. A Andy manca molto. Deve essere stata dura per voi due. Lo è ancora. Questo significa che non c'è nessuno nella tua vita? Nella mia vita? No, io non sono ancora pronta. So che hai conosciuto Will. Oh,
Sì, l'ho conosciuto. Mia madre mi ha detto che lo hai scelto tu per sostituirti. Siamo fortunati ad averlo. Ho dovuto faticare per convincerlo ad accettare il lavoro. Ah, addirittura. Non si trova tutti i giorni un fattore da 4 generazioni che è anche un agronomo. Will è un agronomo? Devi sentirlo parlare di acidità del terreno, impollinazione incrociata, ibridazione. Io non capisco quasi niente. E come mai non ha una sua fattoria? La recessione. Molte fattorie sono state comprate da grandi società che hanno colto l'occasione al volo e parecchie famiglie se ne sono andate, compresa la sua. Deve essere duro perdere la propria fattoria. Ma dopo il college, Will è ritornato deciso a ricominciare da capo. E fortunatamente per i Gilson è alla vostra fattoria. Mamma, guarda quanto è grande! Tesoro, come ti senti? Hai fatto un bel volo? Ah, mamma, mi fa male. Ci serve? C'è qualcosa che non va? Sono un medico, posso aiutarvi? Sì, mio figlio Bobby è caduto e ha sbattuto il ginocchio. Ho capito. Ciao, Bobby, sono la dottoressa Gilson e lui è mio figlio Andy. Posso dare un'occhiata al tuo ginocchio? Sì, certo. Andy, magari tu e Bobby volete una di queste? Hm? Va bene per lei? Sì. Ti va di disegnare con me? Sì. Intanto io do un'occhiata al tuo ginocchio. Non c'è sangue. Stendi un attimo la gamba. Ai, così. Ti fa male? Prendi. Puoi sì. muoverla? Ottimo. Ti verrà un bel livido, sai? Ci metta del ghiaccio quando arriva a casa. Senz'altro. Dottoressa Gilson, come il frutteto Gilson, giusto? Sì, infatti. Fantastico, è da parecchio che qui non si vede qualcuno della sua famiglia. Ah, sì, i miei genitori facevano avanti e indietro con Seattle, ma ora sono all'estero con un'associazione che offre assistenza medica. È da un po' che non vengono. Noi resteremo qui una settimana. Oh, che peccato! Vi perderete la festa del raccolto. A Andy piacerebbe. È probabile, ma dobbiamo tornare, perciò... Grazie infinite. Di niente, io sono Luna. Nicole. Piacere. Anche per me. Sembrano contenti. Già. Questa è una pera. Ne abbiamo tonnellate alla fattoria. Che figo. Ciao, mamma. Ciao, tesoro. Meno male che sei ancora sveglia. Mamma, sono le 10 del mattino, non di sera. No, niente. Io questo fuso orario non lo capirò mai. Allora, come sta andando? Benissimo. Sono ancora in pigiama. Erano anni che non accadeva. E come sta Andy? Bene anche lui. Ma è un po' deluso perché non siamo andati in un posto più divertente. Digli che la fattoria non resterà lì per sempre, perciò gli conviene godersela finché può. Perché dovrei dirgli questo? Perché io e tuo padre abbiamo deciso di metterla in vendita, tesoro. Ma perché? Beh, nessuno di noi è così interessato. E non è che renda granché. Perciò mi sembra che non abbia senso continuare a tenerla. Immagino di no. È strano pensare che la fattoria non sarà più nostra. Lo so, ma forse per tutti noi è arrivato il momento di cambiare. Sono la dottoressa Gilson. So che il signor Mitchell è tornato in ospedale. Può aggiornarmi sulle sue condizioni? Sì, sono in vacanza, ma volevo controllare. Beh, dica al dottor Gordon che se ha bisogno di un consulto può chiamarmi. No, non mi disturba mai. D'accordo, grazie. Scusa, so che siamo in vacanza, ma volevo controllare un mio paziente. Mi dispiace. Non fa niente. È uguale a quando siamo a casa. Sì, ma a casa non siamo circondati da frutteti, montagne e aria pura. Anzi, se hai finito la colazione, metti via matite e colori e prendi il giubbotto. Ti faccio vedere una cosa bellissima. Wow!
ero dimenticata di quanto fosse bello qui. È magnifico, mamma. Già. Il posto migliore per un pereto è quello in cui puoi vedere i pini quando sei nel frutteto. Incredibile, lo ricordo ancora. Mio nonno me lo ripeteva sempre. Quindi, questi sono tutti alberi di pere? Sì, fin dove riesci a vedere. Quando avevo la tua età, andavo sempre nel frutteto, mi sceglievo una pera, la strofinavo, le davo un morso e sentivo il sapore dell'autunno. Ah, era una favola. Proviamone una. Che sapore ha? Non di autunno. Questa non è ancora matura. Vieni, andiamo. Salve. Salve. Che effetto fa essere tornata? Fantastico. Io ho un po' di fame. Se andassi a casa a cercare qualcosa... Ci sono delle barrette ai cereali in cucina. Grazie. Ho una domanda da farle. Mi dica. Dove sono le pere più mature? Dovrebbero essere da quella parte dove credeva che stessi rubando. Oh, non se la prenda, un giorno la troverà divertente come storia. È divertente anche ora, secondo tutta la città. Cosa? Beh, Pineview non è grande, le voci viaggiano in fretta. L'ho notato. Ciao! Ciao! Ti ho portato una lasagna, come ringraziamento per ieri. Che pensiero gentile, prego, entrate. Ciao, Bobby. Ciao, Andy. Tu giochi a calcio, non è vero? Sì. Bene, in macchina un pallone, ti va di fare qualche tiro con me? Certo. Andiamo, forza. Sembra che il ginocchio di Bobby vada alla grande. Come se niente fosse successo. Come ti trovi alla fattoria? Mi ci sto abituando. Non è un po' troppo tranquillo qui per te? No, è giusto quello che mi serve. Il lavoro mi impegna troppo. Passo pochissimo tempo con Andy. Questo è il posto perfetto per noi. Oh. Scusate se vi ho spaventato, ma abbiamo una piccola emergenza. C'è stato un incidente col trattore alla fattoria Hennessy e uno dei lavoranti è rimasto ferito. L'ambulanza arriverà tra 30 minuti, perciò vorrei che la dottoressa Gilson venisse lì con me per vedere se può fare qualcosa. Sì, certamente. Tranquilla, resto io con i ragazzi. Grazie. Serve aiuto? Un paio di mani possono essere utili. Allora prendo il pick-up e vi seguo. Hank, tieni d'occhio la situazione. Sì, certo. Andiamo. Sì. Tua madre è una supereroina? Sì. In un certo senso. Forza, ragazzi, andiamo dentro. Vieni. Coraggio, me lo dica. Come sto? La buona notizia è che sopravvivrai. La brutta è che ti sei rotto la tibia. Ora ti stecco la gamba in attesa che arrivi l'ambulanza. C'è niente che si possa usare? Le assi di uno steccato vanno bene? Sì, benissimo. Tenga. Grazie. D'accordo, andrà tutto bene. Ti stecco la gamba per immobilizzarla. Fatto questo, la solleviamo e il dolore diminuirà. D'accordo. Tranquillo. Bravo, resisti. Sceriffo, ora che ci penso, come faceva a sapere che sono un medico? Non guardi me. Non ci sono segreti in una piccola città. Così mi hanno detto, sì. Nicole ha sposato mio cugino Tom e ho saputo del ginocchio di Bobby. Ah. Io adesso devo seguire l'ambulanza. Will, la puoi riaccompagnare? Sì, certo. Grazie ancora, dottoressa. Di nulla. Come mai in città non c'è un medico? Insomma, non è così piccola. Beh, è andato in pensione. Però abbiamo 3 veterinari. Devo ammettere, Doc, che come medico mi hai impressionato molto più che come guidatrice. Ah, sì? E dire che ho molta più esperienza come pilota che come medico. E io sono quello che ha bucato. Per colpa mia. Su questo siamo d'accordo.
Com'è andata? Si è rotto la tibia e sta andando in ospedale, ma poteva andare peggio. Grazie ancora per essere rimasta. Figurati! I bambini si sono divertiti. Oh, hai una perdita sotto il lavello. Ti conviene farla riparare. Certo, grazie per avermelo detto. Vado a prendere Bobby. Ciao anche a te, Will. Posso aggiustare io la perdita, se ti va? Sarebbe fantastico, grazie. Andy, mi passi quel pappagallo? Questo? Proprio quello. Grazie. Vuoi stare a guardare oppure vuoi aiutarmi? Ti aiuterei, ma non so come si fa. Non sono un idraulico. Siamo in due, ma qui c'è soltanto da riparare una perdita. Ed è sempre utile saperlo fare. Che ne dici? Mm-hmm. Ok. Coraggio. Vieni un po' più vicino. Mi serve qualcuno con una bella presa per stringere questa giuntura. Questa qua su. Così? Mm-hmm. Ho fatto bene. Eh sì, hai aggiustato la perdita, bravo. Will, ti va di restare a cena? Nicole ha portato una lasagna ed è enorme. Purtroppo devo sistemare ancora un paio di cose prima che faccia buio. Andy, grazie mille per l'aiuto, sei stato grande. Buonanotte, Luna. Ciao, Andy. Grazie, Will. Ehi, tesoro, che ne dici di partecipare a un progetto dopo cena? Che genere di progetto? Beh, ho ritrovato le ricette di mia nonna e voglio provare a fare la sua famosissima torta di pere. Ma tu hai mai fatto qualcosa del genere prima? No, ma ho il coraggio di tentare. Allora, che cosa dici? Vuoi farmi da assaggiatore? Io in forno, tu assaggi? Chiamami quando ti servo. Facessi le pere cotte? Io non le mangerei. Attenta ora. Non dovresti avvicinarti di soppiatto a qualcuno che è su una scala. Oh, non ti avrei lasciato cadere. Anche se dovrei mostrarti come si raccolgono le pere. Ti dirò, ho passato qui parecchi autunni. Credo di sapere come raccogliere le pere. Ops. Ti faccio vedere. Devi sollevarla e ruotarla piano. E se è matura, dovrebbe restarti in mano col gambo attaccato. Credo di aver afferrato il concetto. Grazie. Che profumo delizioso. Spero solo di renderle giustizia. Che cosa ci vuoi fare? Beh, ho già rovinato un paio di torte di pere, perciò ho deciso di fare qualcosa di meno ambizioso, tipo pere affettate con il limone. Se rovini anche queste, tranquilla, ce ne sono tante altre. Sì, l'ho notato. Visto che questa è matura, alle altre non mancherà molto. Quando ci sarà il raccolto? Nei prossimi giorni, immagino. Oggi parlo con gli altri coltivatori. Quindi questo sarà il tuo ultimo raccolto qui. Anche per me. Te l'hanno detto i tuoi? Già. Io non me l'aspettavo. Insomma, ultimamente non sono venuta spesso, ma mi dava comunque conforto sapere che la fattoria era qui.
Ti sembra sciocco? No, no. Una fattoria è molto più di una casa. Tu che cosa farai? Ho un paio di idee. Ehi, senti, perché la serra è chiusa con un lucchetto? C'è qualcosa che non devo vedere? No. Vetri rotti e vasi dappertutto. Voglio solo evitare che qualcuno si faccia male. E ora devo tornare al lavoro. Ciao, Doc. E salutami, Andy. Sicuro? Hai scoperto la migliore pasticceria della città. Sì, per forza. Ho sbagliato così tante torte di pere che ho promesso Andy un dolce decente e abbiamo optato per una torta di mele. E dov'è Andy adesso? Alla fattoria. Ah. Sta preparando l'attrezzatura per il raccolto insieme a Will. E quello che cos'è? È per la festa del raccolto. Sono nel comitato decorazioni. Ah, sì? Vuoi una mano? Sì, magari. Ho la macchina laggiù. Vuoi venire con me? Sì, certo. Fantastico. Andiamo. Ciao, tesoro. Ciao. Luna, lui è Tom, mio Ciao, marito. Ciao, piacere di conoscerti. Piacere mio, ho sentito molto parlare di te. Ah sì, allora è vero quello che dicono delle piccole città? Trovi qualcuno che conosci ogni volta che giri un angolo? È ancora più vero in questa città. Caspita, la festa del raccolto è diventata una cosa impegnativa. Si ingrandisce ogni anno, parteciperanno tutte le contee dello Stato. Tom è il presidente. Spero che rimarrai alla festa, non abbiamo avuto ospite un Gilson da... Non so neanche da quanto. Saremmo tutti contenti se restassi. Mi piacerebbe, ma io devo tornare al lavoro e Andy deve tornare a scuola. Luna Gilson! Che piacere incontrarti qui. Sì, e per te è una vera fortuna. Perché dici così? Perché cammini zoppicando e si vede dall'espressione del viso che evidentemente soffri parecchio. Niente di grave, una caduta dalla scala. Quando è successo? Quale volta? Ti dispiace se do un'occhiata al ginocchio? Come, qui? Siediti sul tavolo, giovanotto. È molto gonfio, a volte lo senti rigido, Farley? Eh sì. Mi dispiace dirtelo, ma credo tu soffra d'artrite. Mettici un po' di ghiaccio e tienilo sollevato. Devo proprio... Ordine del medico. Vuoi provare? Da un'occhiata. Ciao mamma, non è fantastico? Eh sì, è fantastico. L'hai mai provato? Io? No. Neanch'io. No. Vuoi fare un giro con me? Posso, mamma? Ma state attenti. Sì. La cintura. Ciao, ciao. Sai cos'è questo? Non proprio. È il segno di un morso. Fatto da chi? Uno scoiattolo. Così capiamo quando è il momento di raccogliere. Controlliamo i frutti che sono a terra. Se hanno un segno così, gli scoiattoli li hanno buttati perché non sono abbastanza dolci. Allora vuol dire che non sono ancora pronti. Esatto, proprio così. Torneremo a controllare fra un paio di giorni. Gli scoiattoli mangiano le pere. Quando io e papà andavamo al parco, noi gli davamo le noci. Conoscevi il mio papà? No, purtroppo. Qualche volta mi chiamava Andrew. È quello il mio vero nome, sai? Il suo era Philip Walters. Io sono un Gilson Walters. Ah, quindi hai due nomi. Che fortuna. Molti ne hanno solo uno. Papà diceva che ero speciale per averne due. Ti faccio vedere una cosa. Eccolo qua. Lo vedi? Deve essere stato tuo padre a incidere quelle iniziali. Chissà perché lo ha fatto. Forse per dimostrare quanto amava te e tua madre. Dici che resterà qui per sempre? Sicuramente. Thank you.
tesoro, ti sei divertito con Will? Sì, è un tipo forte. È una mela quella lì? Penso di sì, ma Will l'ha chiamata in un modo strano. Ce ne sono tantissime. Sono buone buone. Vuoi provare? Mm-hmm. Mm. Buona, eh? È deliziosa. Sì, lo so. È la mela più buona che ho mai mangiato. Will l'ha colta da uno dei nostri alberi? Mm-hmm. Ma noi alla fattoria non abbiamo mele. Che cos'è? È la mia scatola dei ricordi. L'ho cominciata più o meno a 6-7 anni e ha dentro tutte le cose più speciali che ho trovato qui alla fattoria. Devi aver passato un sacco di tempo qui. Puoi dirlo forte. No, non ci credo. Questo è il biglietto della mia prima festa del raccolto. Quanto mi sono divertita. Questo è di nonno? No, quello è mio. Giocavo in prima base. Non lo sapevo che giocavi a baseball. Io e tuo nonno partecipavamo ogni anno alla partita padri e figli durante la festa. Partita padri e figli? Ma tu sei una femmina. Hanno modificato un po' le regole. Oh, aspetta tesoro, devo rispondere. È Nicole. Ciao Nicole. Volontariato per la festa domani. Con molto piacere. D'accordo. Mamma, facciamo qualche lancio. Certo, andiamo. Vedrai quanto sono brava. Ehi, mamma, indovina che cos'è? È una cornucopia. Insomma, tu fai tutto questo lavoro e poi non vieni neanche alla festa. È il momento migliore dell'anno. Ci sono tante cose da mangiare, giostre, tante gare. Anche una partita di softball. Peccato che non possiate restare. È vero, ma purtroppo dobbiamo tornare. Ma comunque siamo felici di dare una mano. Mi serve un altro caffè. Accidenti, è già finito. Oh, se tiene d'occhio Andy mi basta un quarto d'ora. Faccio un salto in città e vado a prenderlo. Perfetto, fatelo fare forte. Andy, io vado in città, torno subito, d'accordo? Ok. Continui a colorare? Sì. Hai le mani tutte sporche di colore. Perché non vai dentro a lavartele? Non è che possiamo rimanere per la festa? No, purtroppo no, dobbiamo tornare a casa. Lo so, i tuoi pazienti hanno bisogno di te. Non ti mancano i tuoi amici? Beh, questo posto non è tanto male. Corri a lavarti. Ehi, Hank, hai visto Will? Dovrebbe essere nella serra. Grazie. Sei qui dentro? Scusa, Hank. Ciao, Luna. Mi sai dire da che parte sono i meli? Qui non ci sono alberi di mele, soltanto peri. Sei sicuro? Sì, sicurissimo. Oh, grazie. Buona passeggiata. So che mi hai cercato. Veramente cercavo una mela come quella che hai dato ieri a Andy. Ha detto che l'hai colta qui da noi. Non coltiviamo meli. Ma... ti ho vista in città. Ah, te ne sei accorto? Perché sembravi impegnato in un affare importante. Perché ero in giacca e cravatta? Certo, non ti vesti così ogni giorno. Non sarebbe molto pratico qui alla fattoria, non credi? Ma in una fattoria non si raccolgono soltanto pere, non è vero? No, infatti. E ora scappo da questo interrogatorio. Ciao, Doc. Ciao.
Ciao, Marcy, come stai? È da un po' che non controlli i pazienti. Stavo cominciando a preoccuparmi. Ah, sì, me ne sono dimenticata. Mai successo? Evidentemente la vacanza ti fa bene. Infatti, sia a me che a Andy. Sono anni che non lo vedevo così contento. Io lo adoro, questo posto. Visto che effetto fa prendersi una pausa? Ma ti sto chiamando perché fra qualche giorno tornerai, quindi... Ti programmo gli interventi per la settimana prossima? Sì, va bene. Ripensandoci, ti dispiace se ti richiamo? Avrei voglia di restare qui ancora un paio di giorni. Va bene, ma non metterci troppo. Mamma? Vai da qualche parte? Faccio un giretto. Sì, ma di solito il quad lo usiamo per lavoro, non per divertimento. Volevo solo controllare se le pere sono abbastanza mature. Sai cosa stai cercando? Più o meno. Più o meno. Ah, manca gente per l'allestimento della festa. Servono volontari. Oh, io e Andy andiamo subito. Sì, ma prendiamo il pick-up, non il quad. Spostati. Le intenzioni sono evidenti. Wow, quanto sei bravo. Ah, quasi tutte le single di Pineview hanno provato ad agganciare Will prima o poi. Sul serio? Sì, è uno scapolo d'oro. Tesoro, mi hanno confermato che Frank Honeywell sarà uno dei giudici per il premio alla pera migliore. Oh, questo sì che è un bel colpo. È magnifico, amore. Aspetta, e chi sarebbe? Un importante grossista alimentare. Vincere quel premio è il massimo per qualsiasi coltivatore. Diciamo che a quel punto ti sei fatto un nome. È passato un po' di tempo, ma le fattorie Gilson lo hanno vinto parecchie volte, se ricordo bene. Beh, non negli ultimi anni. Ora sono le fattorie Williamsburg che ne fanno incetta. Ah, so di chi parliamo. Che fine ha fatto il figlio Ronnie? Era così saccente. No, no, si fa chiamare Ronald adesso. Sì, ed è ancora più saccente. Ah, certa gente non cambia mai. Qualcuno mi ha detto che stanotte c'è la luna del raccolto. È vero? L'hai mai vista? Ah, forse quando ero più giovane, ma non me ne ricordo. Vediamo. La luna del raccolto c'è una volta l'anno all'inizio dell'autunno. E la luna piena sorge al tramonto più luminosa del solito, favorendo il raccolto. Mi hai stupito. Me l'ha insegnato mio nonno. Oggi il cielo mi sembra terso. Credo che riusciremo a vederla bene. Se non sei troppo stanca, potrei portarti nel posto migliore per ammirarla. Ti do una mano a portarlo a letto. A te l'amore. Oh, piccolo mio. Thank you.
L'hai messo a letto? Sì, tranquilla. Vorrei che l'avessi vista prima di crollare. È bellissima, non è vero? Già, già. Non c'è niente del genere a Seattle. Le luci della città. È troppo chiasso. Qui si sentono i grilli che friniscono. Sei stata in città per troppo tempo. Queste sono rane. Cosa? No! Sì, sono rane. Sei sicuro? Abbastanza. Ok, beh, di chiunque sia questo verso, è molto rilassante. Cosa che credo non ti capiti spesso. Quando hai un figlio di 8 anni e sei un chirurgo, non hai tempo per fermarti ad annusare le rose. Oppure le mele, se parliamo di te. Avanti, qual è il tuo segreto, Will Nash? Io non ho segreti. Solo non rivelo molto. Magari questa è una buona idea sul lavoro, ma non è un problema quando hai una relazione. Chi dice che ne voglio una? Ah, non stavo... Non volevo dire che... Solo intendevo che molte persone vogliono una relazione, prima o poi. Magari prima o poi può darsi. Non capisco. Sei uno scapolo d'oro. Lo dice Nicole, oh, non io. Ma mi sono resa conto che sei molto popolare fra le ragazze del posto. Diciamo solo che una relazione non rientra ancora nei miei piani adesso. Piani di cui non vuoi parlarmi. Ah, sei ostinata, non è vero? Avere una mia fattoria, ok? Questo è il piano. È un bel piano. Però non capisco in che modo avere una relazione possa ostacolarlo. A volte è così. Quando studiavo medicina avevo un piano anch'io. Nessuna distrazione prima di finire l'internato. Ho incontrato Phil e il mio piano è volato via dalla finestra. Non sempre è così, Doc. Quando ho cambiato i miei piani per aver incontrato qualcuno, non ha funzionato per me. Sono rimasto con un pugno di mosche. Le cose a volte non vanno come previsto. Deve essere stata dura. Decisamente. Lo è ancora a volte. Ma io ho Andy. Anche se ultimamente l'ho un po' trascurato. Che vuoi dire? Mi sono gettata sul lavoro e non gli sono stata abbastanza vicino. Lo scopo della vacanza era quello di riavvicinarmi a lui e credo di esserci riuscita. Che succederà al vostro ritorno fra un paio di giorni? Onestamente non lo so. Sei alzata presto, eh? Non riuscivo a dormire. La luna ti ha dato da pensare? Infatti. Devi rispondere. Sì. Ma non sono pronta a rientrare. Buona passeggiata. Ricorda, sollevare e ruotare. Va bene. Senti, Will, devi smetterla di cogliermi di sorpresa. Se tu la smetti di stare dove non dovresti. E perché mai non dovrei stare qui? Perché questi alberi sono ancora in fase di sviluppo. Beh, se sono le stesse mele che hai dato a Andy l'altro giorno, mi sembrano ben più che sviluppati. È incredibile.
Allora, di che si tratta? Prima di tutto, non sono mele, sono pere. Ho incrociato una Red Sekel con una Seuri asiatica, quindi ha l'aspetto e il colore di una mela, ma la Seuri le dà un sentore di albicocca. Per questo è così dolce. Mm-hmm. Si conserva anche molto a lungo ed è meno soggetta alle ammaccature. Magnifico! E dimmi, le hai già dato un nome? Non ancora. Quello scientifico è Pyrus Phoeniceus. L'ho registrato. I passi successivi richiedono molta cautela. Ed ecco spiegata la segretezza. Mm-hmm. Ho incontrato dei potenziali investitori, ma non sono convinti. Perciò partecipo alla festa del raccolto e se vinco l'affare è concluso. E perché non continui a farle crescere qui? Non posso permettermelo in una fattoria così grande. E poi, se i tuoi genitori vendono, potrebbe non esserci più la fattoria. È quello che è successo alla nostra. Già, Farley mi ha detto che l'ha presa una grande società. Sì. Rasa al suolo. Ora è un centro commerciale. È terribile. È vero. Ma mi ha insegnato che quando la vita ti abbatte, devi rialzarti. Ed è quello che ho fatto. E continuo a fare. Ecco a lei. Grazie infinite. Venga. Andy, tesoro, c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Prima di tutto, voglio dirti che mi dispiace tanto per tutte le recite, le apette canterine e le partite che mi sono persa. Ti meriti una mamma che sia sempre presente, lo sai? Con questa vacanza spero di aver rimediato un po'. Non è un parco dei divertimenti o quello che volevi proprio fare, ma... In fondo non è stato così male e mi sono divertito con le tue torte di pere. Sì, immagino. Ma sai che ti dico? Ci riuscirò a farla bene prima o poi. E tu mi andrai pazzo. Se potessi scegliere, vorresti tornare a Seattle come previsto o preferiresti restare qui ancora un po'? Possiamo restare per la festa del raccolto? È giusto quello che stavo pensando. Ovviamente dovrei studiare, chiamerò la scuola, mi farò dare i compiti e... Voglio restare. Non l'hai neanche sentita la parte sulla scuola, vero? Ho capito, se restiamo qui, devo studiare lo stesso. Esatto. D'accordo, allora restiamo ancora. Ciao, Luna. Oh, ciao, Ronnie. Ti ricordi di me? Non è facile dimenticarti. Andy, lui è Ronnie Williamsburg. No, è Ronald adesso. Ho saputo che la tua fattoria è in vendita, per questo sei tornata in città. No, affatto. Siamo in vacanza. Allora ci vedremo alla festa del raccolto. Io ci sarò senz'altro lì sul palco. La mia fattoria ha vinto il premio per 7 anni consecutivi. La fattoria della tua famiglia, dico bene? È stato un piacere rivederti, Luna. Anche per me, Ronnie. Ciao, sono venuto solo a dirti che devo andare di corsa a Olimpia. Che succede? Qualche problema? Un piccolo errore nei documenti per il brevetto e devo risolverlo entro stasera. Sì, certo, va pure, tranquillo. C'è niente che io possa fare? No, no, grazie comunque. Tornerò domattina presto e se smette di piovere domani si inizia il raccolto. L'ho già detto ai raccoglitori. Bene, saremo pronti anche noi. Will, io... Volevo dirti che io e Andy resteremo ancora una settimana. Ci speravo, sai. Ciao, Will. Ha smesso di piovere? Brutte notizie. La pioggia ha abbattuto un albero che blocca l'autostrada. Ora l'hanno chiusa. Prenderò una deviazione. Non so quanto ci metterò. E se non passo io, non passano neanche gli altri. Chiaro. Che cosa facciamo? Di anche la situazione e chiama Farley. Io arrivo appena posso. D'accordo. Farley, ciao. Sono Luna. Devi aiutarmi. Se non le raccogliamo subito, continueranno a cadere per terra. Ok, allora dobbiamo organizzarci. Mancano casse e raccoglitori, dobbiamo fare tutto da soli. Perlustrate la fattoria e prendete qualsiasi contenitore. Secchi, carriole, scatoloni, siate creativi. Io vado a chiamare Andy, darà una mano anche lui. Su, ragazzi, vediamo cosa troviamo.
quella valigia? Vai da qualche parte? No, è per le pere. Oh, bella idea. Prendi anche la mia. Ehi! Ciao! Oh, santo cielo, ma come ci sei riuscito? Ho solo sparso la voce e sono venuti tutti. Notizie di Will? Ah, è ancora per strada. In effetti non è andata male. Hai preso il toro per le corna. Sei sempre una Gilson, dopo tutto. È quello che sono abituata a fare, non a raccogliere frutta, ovviamente, ma ad affrontare le emergenze ogni giorno. Quest'anno avete un raccolto eccezionale. Al lavoro! Sì, quella l'ho vista prima io. Non caricare troppo. Oh, wow! Ecco Will. Ti do ragione se vuoi licenziarmi. Perché dovrei fare una cosa del genere? Chiunque può fare tardi al lavoro, prima o poi. Allora al lavoro. Ciao, mamma, ti faccio vedere una cosa. Tesoro, ciao. Va tutto bene? Adesso sì. Ma questa è una lunga storia. Chiama papà. Uh-huh. Vieni qui. Ciao. Ciao. Allora, è il giorno del raccolto e vi faccio vedere una cosa straordinaria. Guarda un po' qui. Magnifico. Non solo vostro nipote aiuta nel raccolto, gli piace? Certo che gli piace, è quello che facevo anch'io alla sua età. E a quanto pare una vacanza alla fattoria era proprio quello che vi serviva. Hai proprio ragione. Grazie per esservi sempre occupati di me. In qualunque parte del mondo saremo, Luna, ti staremo accanto. Vi voglio bene. Anche noi, Cipollina. Ricordati di mandarci qualche foto. Lo farò. Ciao. Allora, che mi dici del tuo primo raccolto? È stato davvero tanto divertente. E lei, dottoressa? È stato estenuante ma esilarante, anche se temo che la mia valigia odorerà per sempre di pere. Mamma, mi sa tanto che io vado dentro. D'accordo, ora arrivo e ti preparo la cena. Ciao, Will. È stata una bellissima giornata. Mi fa piacere. A domani. Allora, hai sistemato tutto a Olympia? Sì, quella parte è andata bene. Già che c'ero, ho anche dato un'occhiata a qualche proprietà da comprare. Lì a Olympia? No, no, lì ci sono gli agenti immobiliari. La vorrei da queste parti. Ah, beh, allora spero che tu vinca quel premio. E non solo perché così batterai Ronnie Williamsburg, ma perché lo meriti davvero. Confidiamo nei giudici. Ci vediamo, Doc. Sì, ci vediamo, Will Nash. Dunque, 4 hamburger di carne, 7 di tacchino, 8 di tonno, 2 di segale e un'insalata di tonno cinese. E quella per chi è? Hank. Ciao, Luna. Andy. Ciao, Tom. Come sta andando? Frenesia totale. Come va il raccolto? Finiremo per domani, probabilmente. Perfetto. Allora, sabato. Mi piace questo posto. Il ristorante? No, Pineview. Mi piacerebbe restare qui per sempre. E come potremmo fare? Potresti fare il dottore qui. Tesoro, non è così semplice. Hai aiutato Bobby, il lavorante con la gamba rotta, e anche Farley. Io dico che lo stai già facendo il dottore qui. Tu dici di no? Sì, hai ragione. Così va bene. Grazie a tutti. Ci vediamo.
Posso offrirti un sidro di pere per festeggiare? Ci voleva, grazie. Di niente. Ha raccolto? Ha raccolto. Scommetto che sei felice che la stagione sia finita. In realtà no. È una sensazione dolce e amara. Che c'è? No, è che mi hai ricordato una cosa che mio nonno diceva sempre. La fine del raccolto non è una fine. È il momento di piantare e di un nuovo inizio. Non l'avevo mai davvero capito fino ad ora. La luna del raccolto ti ha colpito? Non mi ha fatto male, ma... non lo so, è che qui è diverso. È meglio. E ho pensato che io e Andy potremmo restare un po' qui a Pineview. È un bel cambiamento. Lo so. Ma credo di essere pronta a cambiare. Una pera candita. No, te lo confermo. È buonissima. Te l'avevo detto. Ehi, mamma, una gara per intagliare le zucche. A quella dovresti iscriverti. Io non ho mai tagliato una zucca, neanche per sbaglio. Sei un chirurgo, non è quello che fai più o meno ogni giorno? Ha segnato un punto. Per favore. È quello lo spirito giusto, perché non provare? Non direi sul serio. Coraggio, dottoressa Gilson. Ti prego, mamma. Fatti avanti, Luna. Fatti avanti. Ah, oh, va bene. Ascoltate. Fate silenzio. Le regole sono semplici. Ogni concorrente ha una zucca, un set di attrezzi e 20 minuti per fare una magia. Giudicheremo la creatività, l'originalità e soprattutto l'aspetto. Va bene? Cominciamo. Ok, concorrenti, siamo a metà gara, mancano 10 minuti. Bene, ci siamo. Mettete giù gli attrezzi, per favore. Concorrenti, per cortesia, volete girare le vostre zucche? Sceriffo Jackson, possiamo avere il verdetto, per favore? Certo, occhi sognanti. Sembra uno che ho arrestato un mese fa. E... interessante. Bravissimi concorrenti, bel lavoro. Ma questo è uno splendido intaglio e io lascerei che la dottoressa mi togliesse la cistifellea quando vuole. La dichiaro vincitrice. È stata fenomenale! Mamma, possiamo andare a giocare nel fieno e poi al cinema all'aperto per i bambini? Sì, divertitevi. Però un giro in quad, giochi nel fieno e il cinema all'aperto. Una forza, vero? Ci sentiamo un po' di musica? Visto che per stasera ho finito, mi va proprio di ballare con mia moglie. Che ne dite, ragazzi? Devo parlare con la commissione giudicatrice. Ci vediamo dopo. Il vincitore lo annunceranno domani. Non ho mai visto Will così agitato. È il premio principale, io lo capisco. Le mettiamo o no le scarpette da ballo? Andate avanti voi, io vado a controllare i ragazzi e poi do un'occhiata. Ciao. In giro. Si balla! Ok. Quella nel mezzo, in origine era una singola pera, ma è cresciuta così vicina a un'altra che si sono fuse insieme. Lo chiamano frutto del matrimonio. Dunque. Dunque? Diventare un'intagliatrice di zucche, che effetto fa? Beh, mi hanno già chiesto di intagliarne qualcuna per il ballo di Halloween. Quindi, se la carriera medica non decolla, posso sempre fare l'intagliatrice. Sarai da queste parti per Halloween?
A quanto pare. Bene. Mi sono abituato a vedere in giro te e Andy. Quello non è farli? Beh, non ci sono molti scapoli di una certa età in una piccola città. È molto richiesto. Oh, che bello. Che cosa? Guardare le persone innamorate. Guarda Tom e Nicole. Ti va di provarci? A ballare, intendo. Non sono un ballerino, coltivo pere. Una volta hai detto che non bisogna essere idraulici per aggiustare una perdita. L'ho detto, non è vero? Sì, l'hai detto e come? Fregato. Coraggio. When that moon gets so big and bright, it's supernatural delight. Every border was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. Sembra che la luna ci stia guardando. They keep things alive. Every border was facciamole vedere. Per essere uno che non sa ballare, te la cavi molto bene. Tu dici? Mm-hmm. Mi dispiace, scusa. È mia madre. È pianotte da loro. Scusa, devo rispondere. Mamma, che cosa succede? Sì, perché non ti giri così lo scopri da sola? Cosa? Che cosa ci fate voi qui? Ah, una sorpresa a te per cominciare. Ciao. E poi abbiamo ricevuto un'offerta per la fattoria. Andy dorme? Sì, è crollato. Ok, ditemi di questa offerta per la fattoria. Perché sei così preoccupata? Te l'ho detto che l'abbiamo messa in vendita. Sì, è vero, ma questo era prima. Prima di cosa? Prima di capire che io e Andy vogliamo stare qui. Non potete venderla. Dobbiamo proprio guardare la partita, mamma. No, non dobbiamo guardarla. Io preferirei giocarla. Li ho convinti a modificare le regole. Che ne dici, tesoro? Andiamo a giocare! Bobby, gioco anch'io! Sul serio? Squadra rossa, siamo già all'inizio del nono, con due eliminati, sotto di tre run con basi piene. E abbiamo Luna Gilson alla battuta. Fatti onore, Luna! Vai, vai! Dai, mamma! Forza! Primo strike! Ah, non fa niente! Puoi farcela! Secondo strike! Coraggio, Luna, coraggio! Per essere una mamma sei stata più brava di molti papà. Questo perché io ho il mio portafortuna. L'ho fatto io stessa circa la tua età, dopo la partita padre e figli giocata con tuo nonno. Ora voglio darlo a te. Oh, mamma, fare quel fuoricampo contro Ronnie Williamsburg come quando ero piccola è stato magnifico. Non credo che Ronnie sia d'accordo. Ehi, ascoltate, il primo premio di questa festa del raccolto sta per essere assegnato. Perciò prego tutti voi di dirigervi verso il padiglione principale, grazie. Andiamo, andiamo, andiamo. Quasi 2 dozzine di fattorie da tutto lo Stato hanno proposto i loro frutti migliori.
In quest'ultima categoria, la pera migliore. I giudici hanno considerato 4 fattori: forma, gusto, consistenza e qualità della buccia. Con grande piacere assegniamo il premio di quest'anno a Will Nash, in rappresentanza delle fattorie Gilson, con la sua bella Gilson. Ce l'abbiamo fatta. Complimenti. Ciao, Marcy. Ti sto chiamando troppo presto? No, mi sono appena seduta per la colazione. Sei in viva voce. Come vanno le cose? Bene. Abbiamo appena vinto il primo premio alla festa del raccolto. Mi fa un effetto strano. Sì. Senti, so che dovevo chiamarti prima. C'è una cosa di cui ti volevo parlare. Aspetta un attimo, devo dirtela io una cosa. Ho appena saputo che l'ospedale sta per promuoverti a vice primario di chirurgia generale. Hai avuto la promozione. Non è meraviglioso? Non so che cosa dire. Sei la loro ragazza d'oro. Nessuno lavora più di te e nessuno lo merita più di te. È quello che desidera ogni chirurgo. Sei la persona più giovane che abbia mai ottenuto questa posizione. Già. Sembrerebbe folle rifiutare una cosa del genere. E perché dovresti farlo? Scusa, Marcy, ma devo richiamarti. Andy, sei già sveglio? Sì. Tesoro, stai bene? Sì, sto bene. Sei un po' stanco dopo questo emozionante weekend? Posso andare fuori? Certo. Sì, è chiaro, farei colazione dopo, ma non fare chiasso, i nonni stanno ancora dormendo. Ehi, proprio l'uomo che stavo cercando. Ho una cosa per te. Ho visto i tuoi disegni, quelli con pere e frutteti. Magari vuoi saperne qualcosa di più. Grazie, Will. Sembra vecchio. Perché è vecchio? Me lo diede mio padre quando avevo la tua età. Ho pensato che tu fossi la persona giusta a cui darlo. Mi piace. Hai l'aria di chi ha dei pensieri. Va tutto bene? Ho sentito mamma mentre parlava al telefono. Sta accettando un nuovo lavoro. Quindi ve ne andate? Sì, e tutto quanto tornerà a essere proprio come prima. Ehi, eccoti qua. Perché non vieni dentro? Ho una bella notizia da dare a te e ai nonni. Ciao, Will. Grazie per il libro. Ci vediamo. Allora, ci vediamo più tardi. No, non credo. Devo pensare ai miei piani. Coraggio, qual è questa sorpresa che vuoi mostrarci? Questa. Che cosa ne pensate come studio? Qui a Pineview. Uno studio? Sì, sto pensando di esercitare qui. Dopotutto a questa città serve un medico. Luna, mi sembra una magnifica idea. Cerca di capirmi, l'idea piace anche a me, ma tesoro, sei sicura che è davvero quello che vuoi? Non sono mai stata più sicura di qualcosa in tutta la mia vita. Tu che ne dici, Andy? Dico che sono confuso. Non hai detto a Marcy che tornavamo a Seattle perché tu accettavi un nuovo lavoro? Questo come ti è venuto in mente? Ti ho sentito al telefono stamattina. Devi esserti perso la parte dove l'ho richiamata per rifiutare il lavoro. Davvero? Mm-hmm. Anch'io voglio restare a Pineview. Dopotutto, sei stato tu a darmi l'idea di aprire qui uno studio. Vedrai quando dico a Will che non ce ne andiamo. Gli hai detto che ce ne andavamo. Signori, è questa la fattoria di cui vi parlavo. Scusate, mi dispiace, non voglio interrompervi. Will, posso parlarti un attimo? Ci vorrà solo un minuto. Va bene. Signori, se volete scusarmi un attimo. Che cosa te ne parli? Devo parlarti di Seattle. Non c'è niente da dire. Devo tornare da loro. Volevo solo spiegarti che quello che ti ha detto è... Ne parliamo dopo, ok? Devo tornare dai miei finanziatori. Dunque.
Ciao, Andy. Ciao, Will. Hai un minuto? Perché vorrei parlarti. Sì, certo. Che cosa c'è? Beh, adesso ti spiego. Sembra una torta di pere. Profuma come una torta di pere. E sa di... torta di pere. Dove siete stati? A far visita a degli amici. Avete visto Will, per caso? Non è ancora venuto a trovarti? Deve essere arrabbiato con me. Oh, tesoro. Non preoccuparti, alla fine le cose si sistemano sempre. Speriamo. Vediamoci alla serra. Chiudi gli occhi. Girati. Forse è il momento di annusare le rose. Forse sì. È bellissima. Dovevo trovare un modo per scusarmi. Non dovevo aspettarmi il peggio, specialmente non da te. Andy è venuto a parlarmi. Ah, davvero? L'ha fatto? Scusa se non sono venuto prima, dovevo concludere un affare. E quale? Beh, ho comprato una fattoria. Oh, fantastico! È stato possibile grazie alla bella Gilson. Beh, anch'io ho una splendida novità. Non ho comprato una fattoria, ma ho trovato una bella sistemazione dove aprire il mio studio. Questo è fantastico. A quanto pare saremo vicini. Ah, sì? Perché dove sarebbe questa tua nuova fattoria, Will Nash? Proprio qui. Ma non direi che è nuova. Hai comprato la nostra fattoria? Beh, non tutta. I tuoi me ne hanno venduta una parte. Mia madre dice sempre che alla fine le cose si sistemano. Beh, non è tutto. Speravo che la vendita comprendesse una partner. Una partner più uno. Speravo in un pacchetto tutto compreso. E come la chiamiamo questa fusione? Gilson Nash? Nash Gilson? Scegli tu. Voglio concludere l'affare.